trasformare la notte in giorno. Quindi il passato deve essere una lezione, un insegnamento, ma non una fonte di continua alimentazione della sofferenza. In realtà il passato è spesso invece fonte di alimentazione della sofferenza. Noi ci nutriamo della sofferenza del passato e per viverla ancora di più andiamo a riprodurre nel presente delle situazioni che ci hanno fatto soffrire nel passato, che ci hanno generato sofferenza nel passato. E quindi noi dobbiamo invece imparare a fare il contrario, imparare a liberarci, diciamo così, dalla sofferenza del passato per far diventare un insegnamento. Ecco, il passato può essere utile come insegnamento, cioè ho sbagliato, adesso non risbaglio più, ma non la fonte di alimentazione energetica di nuove sofferenze nel presente. Quindi il passato va lasciato andare e possiamo lasciare andare soltanto o se perdoniamo, diciamo così, o se ci distacchiamo completamente dalla situazione, cioè mandiamo a stendere, ci stacchiamo completamente. Ma questo è importante però farlo in un caso o nell'altro, cioè gli attaccamenti al passato che non siano soltanto un utile strumento per avere delle informazioni su come agire nel presente è la cosa fondamentale. E poi, terzo aspetto, è importante avere fiducia nel futuro, perché il futuro dipenderà molto dalla fiducia che noi diamo al futuro stesso, cioè lo creiamo per prima nella nostra mente. Se noi non abbiamo fiducia, tenderemo a creare delle profezie autoavverantesi che faranno sì che le cose andranno peggio di come noi pensiamo. Anziché andare meglio, andranno peggio. Quindi dobbiamo veramente avere fiducia e programmarci il futuro sulla base degli obiettivi che noi abbiamo. Quindi avere degli obiettivi è un altro fatto importantissimo. Se non abbiamo obiettivi, non sappiamo dove andare. Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, diceva Seneca. Quindi è importante davvero, e io dico invece che tutti i venti sono favorevoli per il marinaio che sa dove andare. Quindi dobbiamo imparare a far sì che i venti siano favorevoli, e dipende da noi far sì che i venti siano favorevoli anziché non siano favorevoli. Dipende da noi imparare, diciamo, a superare i blocchi, i vincoli che ci possono condizionare, iniziando a creare nella nostra mente il futuro che vorremmo andare a vivere. Iniziando a creare, iniziando ad avere fede e fiducia in questo, noi trasformeremo la realtà per allinearla con quelle che sono le nostre esigenze. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo gli appuntamenti che sono il seminario online Seduzione Amore, martedì 31 marzo dalle 9, dalle 20:30 alle 23. E per partecipare devi abbonarti al canale Felicità Benessere, sezione abbonamenti online, sezione seminario online. E sul canale Massimo Taramasco, su questo canale, puoi invece intraprendere tre percorsi di crescita personale con me, livello base, livello top e livello master consulting. Vai sulla home page, a fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati, ti abboni e scegli l'abbonamento che preferisci. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!